Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quanta sapienza e verità nella parola di Dio. Quanta consolazione per la sua grazia ogni giorno si rinnova e abbonda nei nostri cuori. Ieri abbiamo ascoltato le parole di esortazione ed incoraggiamento di San Paolo alla comunità di Colossi. Oggi ascoltiamo l'annuncio di una verità fondamentale e nuova da capire in Cristo e per mezzo di Lui, che riguarda non solo l'intera umanità e il popolo di tutti i tempi, ma riguarda anche il cielo. Egli, dice San Paolo, parlando di Gesù, è il capo del corpo. Questo corpo di Cristo è la Chiesa. San Paolo in altri punti spiegherà ancora più dettagliatamente questo principio. E continua che è il principio e primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché Cristo si è incarnato, si è rivestito della nostra umanità. Ha patito la morte sulla croce ed è risorto, quindi è la primizia di quelli che risorgeranno. È piaciuto a Dio di farlo primo e principio di tutte le cose, sia quelli che abitano sulla terra e sia quelli del cielo. Cosa ci possiamo intendere per rappacificazione di quelle cose che sono nel cielo? Gli angeli ribelli sono condannati all'inferno e per loro non c'è rappacificazione, quindi dobbiamo escludere una redenzione del demonio. E in cielo, in paradiso, non entra se non tutto ciò che è perfetto. Allora molti di noi sulla terra, poi ascolteremo le parole di Gesù,
siamo esortati, noi siamo tutti esortati a fare penitenza, ora che lo sposo è tornato dal padre, ma non tutti riusciamo a conservare l'innocenza battesimale o a raggiungere con la penitenza una purificazione assoluta e totale. E allora dovremo attendere, a causa delle nostre imperfezioni, un tempo di purificazione. Ed ecco allora spiegato questo concetto di Paolo. Dice che saranno riconciliate anche quelle che sono già fuori dal mondo. Hanno fatto l'incontro col Padre, ma hanno bisogno ancora di purificazione. E noi chiamiamo le anime del purgatorio, le anime che devono essere rese proprio perfette nell'amore e perfette nella santità. Allora ecco che la Chiesa infatti fa preghiere, fa offerte di suffragio per le anime che sono in attesa del paradiso, non del giudizio, quello è già passato, ma del premio, del bene che hanno fatto. Ed è importante questo. Una volta Padre Pio, dopo la confessione, mi chiese: ma tu preghi per le anime sante? E io gli dissi: padre, meno male che io da ragazzo, leggendo tante belle pagine dei padri, dei dottori, ho capito che è bello offrire a Dio tutto quello che facciamo, ogni merito, non soltanto le preghiere per le anime sante. E ho fatto questa offerta e la conservo e la conserverò fino alla morte. Tutto ciò che io possa compiere di meritevole l'applico per le anime sante. Lui rimase molto consolato di questo, perché voi sapete che Padre Pio pregava tanto, non solo per i vivi, ma anche per i morti. E io ho ascoltato delle affermazioni sue stupende, perché il Signore gli dava, tra l'altro, e questo è riconosciuto dai suoi biografi, proprio il carisma di passare delle ore, delle notti in purgatorio, insieme e per suffragio delle anime sante. Una volta una signora, ricordo, era proprio straziata, addolorata dal pensiero che il suo marito, morto improvvisamente, si fosse dannato, perché secondo lei insomma, non è che fosse stato proprio un cristiano modello. E allora Padre Pio le ha detto: e consolati, io sono tornato adesso, questa notte sono stato nel purgatorio, e tuo marito invece è già salito al cielo per le opere buone che ha fatto, che tu hai visto ma non ricordi. Tu dimentichi, il Signore non dimentica. E queste parole confermano appunto questa esperienza che egli viveva misticamente nella carità in suffragio delle anime sante. Allora Gesù è il mediatore e il salvatore di tutti, e quindi la misericordia del Padre arriva a noi attraverso Gesù, sia mentre siamo qui viventi sulla terra, tempo in cui possiamo guadagnare meriti, possiamo ottenere la cancellazione dei nostri peccati e anche di quella specie di fatale tendenza al peccato che resta, come restano le schiappe dove si spacca la legna, dice un proverbio, e ce li trasciniamo dietro, questi ricordi, queste memorie pesanti, questo attaccamento a delle cose terrene. Ecco, il Signore, Dio nostro Padre, per mezzo di Gesù ci concede la piena misericordia, quindi ci siamo riconciliati col Padre
nella misericordia e siamo trasformati a immagine di Cristo per mezzo dei sacramenti e allora noi somigliamo veramente al Figlio di Dio che appunto è chiamato primogenito una volta che tutti noi rinasciamo alla grazia e diventiamo figli di Dio. Ora il discorso che fa Gesù a questi farisei e scribi, i quali obiettano che i discepoli di Gesù non digiunano, come invece i discepoli di Giovanni e gli altri. E Gesù spiega che mentre è presente Lui sulla terra, in mezzo ai Suoi discepoli e apostoli, c'è lo sposo in casa, si fa festa. Beh, una cosa si fa, o si fa festa o si fa digiuno. Però, dice Gesù, quando lo sposo sarà tolto, quando Gesù non ci sarà più, sarà tornato dal Padre, allora digiuneranno. E infatti noi sappiamo che la Chiesa predica e pratica il digiuno, come no? Oggi non è più come nei secoli passati, quaresime severe, di Pasqua, di Avvento, periodi particolarmente dedicati alla penitenza. Però lo spirito della penitenza permane e la Chiesa continua a sostenere e a sollecitare noi perché facciamo anche penitenza. Domani è sabato, mi pare il Papa ha promosso una giornata proprio di penitenza, di digiuno e di preghiera. Quindi, come vedete, la Chiesa di oggi, come la Chiesa di sempre, continua a dirci che abbiamo bisogno di purificare l'anima e quindi di ricorrere anche al digiuno, perché il digiuno del corpo, in fondo, a parte quella piccola sofferenza, è simbolo del digiuno dal peccato per l'anima. Come è prezioso il tempo, vedete, come è preziosa la riconciliazione con Dio. Come è prezioso il sacramento della riconciliazione, perché il battesimo già per sé toglie il peccato e dà la pienezza della grazia e la presenza costante del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nell'anima. Diventiamo dimora di Dio, no? E dice San Paolo, sapete che siete abitazione e casa di Dio, però poi noi abbiamo questo dono immenso della misericordia del Signore sempre a disposizione. San Bonaventura non saliva mai l'altare, celebrava la messa ogni giorno, se prima non si confessava. Sentiva questo profondo bisogno di essere perdonato anche delle mancanze più piccole che avesse potuto commettere ed era felice dopo l'assoluzione sacramentale salire all'altare e offrire il sacrificio di Cristo. Noi l'atto penitenziale per accostarci noi a celebrare e voi a ricevere l'Eucaristia lo facciamo all'inizio, no? L'abbiamo già fatto. Signore pietà, Cristo pietà, è l'atto penitenziale in cui riconosciamo di essere peccatori, ma nello stesso tempo di essere felicemente invitati alla mensa del Signore. Alla fine, prima che vi si consegni l'Eucaristia, che diciamo? Beati gli invitati alla cena, alla mensa del Signore, beati, beati. È già una consolazione immensa aver ricevuto la misericordia e poi ricevere l'autore della misericordia che è Gesù stesso. Abbiamo bisogno noi di nutrirci di queste verità come abbiamo bisogno di nutrirci di Gesù. Fa bene San Paolo a insistere su questo punto. Guardate il Cristo al centro del cielo e della terra, del tempo e dell'eternità, del peccato e della grazia, della gloria e della felicità che Dio ci consegnerà per questa unione perfetta, per questa comunione continua con Cristo Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme.